strada facendo, insegnami il coraggio della scelta. Allontana la pigrizia e l'abitudine che mi rendono stagnante, intrappolato in una vita che non mi appartiene. Il pane è per tutti, per vivere davvero. Abbiamo bisogno tutti di pane e coraggio. Dio viene dentro le sue creature, come lievito dentro il pane, come pane dentro il corpo, come corpo dentro l'abbraccio. Dio si è fatto uomo perché ogni uomo si faccia come Dio. Gesù si è fatto pane perché ogni essere possa nutrirsi di Lui. Prendete e mangiatene e bevetene, questo è il mio corpo ed il mio sangue. Che se ci pensiamo bene, ci manda fuori di testa un'espressione del genere, ma è proprio questo che dovremmo fare, uscire di senno, uscire dalla testa per aprire totalmente l'anima che accoglie senza giudizio ed analisi questo dono strepitoso dell'Eucaristia. Carne e sangue, anima e spirito, tutto di sé, le sue fibre, le sue vene, dentro le vertebre, nel suo cuore, dentro la sua pelle, la sua essenza e la sua sostanza. L'intera vita di Gesù, mangiata dalla nostra fame di infinito. Nutrimento per il nostro meraviglioso e pericoloso cammino. In una stagione come la nostra, di parole urlate a denti affilati, declamate dall'alto dei pulpiti e cattedre di saccenza, parole senza carne, la parola di Dio privilegia i luoghi silenziosi ed invisibili. Germoglia nel silenzio, nel cuore dell'intimità e dell'essere. Lenta la sua voce, per permettere di nutrirci in ogni scelta. Lontana dalle ossessioni tutto e subito, e non ama le dichiarazioni, preferisce generare fatti e vita. Così l'Eucaristia, la scelta di Gesù di farsi pane. San Francesco arrivò a chiamare l'Eucaristia l'umiltà di Dio, come fosse l'ultimo gradino del discendere di Dio dentro la nostra carne umana. Per voi sono vivo in un pezzo di pane, piccolo, povero, umile e spezzato. Abbiamo cancellato dal rito l'umiltà, eppure Gesù ha detto: fate questo in memoria di me. E la memoria era quella, il gesto di un'umiltà disarmante e sconvolgente. E non si può equivocare il gesto del pane spezzato. Era umile e semplice, silenzioso, ma parlava. Oggi mi sembra essere troppo appariscente, troppo rumoroso, pomposo, e non parla più. Loro guardavano e capivano. Capivano l'amore di Dio in un pezzo di pane. Oggi ho paura che non sia più così. L'Eucaristia è per tutti, perché Dio è per tutti. Troviamo frammenti di Eucaristia in ciascuno, perché ogni vita è sacra. Non è un merito l'Eucaristia, è amore.
e l'amore non si merita, si accoglie e basta, in umiltà e in silenzio e con tanta intimità. L'Eucaristia non assume mai la forma dell'immobilità e della rigidità, del possesso mio e tuo, ma il calore ed il sapore del dono gratuito. E non è compatibile con il verbo trattenere o escludere. Si tratta di incontrarci per l'oltre, per il volto che va dentro le cose, per la memoria che arde come brace silenziosa, memoria vivente dentro il pane. In questa domenica dedicata al pane di vita, chiediamo con forza al buon Dio di aiutarci a passare dalla logica del congedare, dell'allontanare, alla logica del distribuire. Penso che sia questo il nostro compito, non quello di moltiplicare, ma di distribuire, perché l'essenziale ci sia per tutti e per ciascuno. È il pane della misericordia. Gesù, quando dice che il suo corpo e il suo sangue sono per la vita e la vita eterna, è un invito a sedersi a tavola con chiunque. Ricordate che in quell'ultima cena, pur conoscendo traditori e amici fragili, Gesù non va via, rimane e spezza il pane e lo dà a tutti indistintamente. C'è il calore della misericordia. È come se dicesse a ciascuno di noi oggi: voi non siete puri e io vi do il mio pane, come segno di misericordia, di perdono, di riconciliazione. Nonostante tutto, ho fiducia di voi, dice Gesù. È bellissimo, quasi da brivido. Se abbiamo capito il segno del pane, pane di misericordia, saremo a nostra volta uomini e donne di misericordia, profezia sulla terra. Le nostre Eucaristie ci rimandano alla moltitudine, ci rimandano ai problemi di questo pianeta, di questa umanità di cui facciamo parte. Ci invitano ad essere pane come lo è Gesù, pane buono, universale. Ci insegnano le nostre Eucaristie a lavare i piedi di tante sorelle e fratelli stanchi del viaggio della vita. Non i piedi profumati delle nostre liturgie, ma quelli stanchi che incrociamo fuori dalle chiese, lungo le strade della vita, come ha fatto proprio Gesù. In sua memoria dovremmo farlo, e lo facciamo. Credo che molti di noi l'hanno sperimentato, l'hanno sentito, vissuto, che l'Eucaristia non può essere ridotta assolutamente a chiusura nelle quattro mura di una chiesa, ma è molto di più. È un respiro cosmico in cui partecipano tutti gli esseri viventi. Quando aiuti qualcuno, lascia libera la persona di sparire. Quando fai un servizio, fallo come fossi invisibile. Quando scegli di fare volontariato, vivilo non per aiutare te stesso. Quando fai un favore a qualcuno, non segnarlo sulla tua agenda. Quando aiuti una persona fragile, non vantarti, non dirlo, non sentirti bravo. Quando regali il tuo tempo per il bene comune, non sentire tua proprietà quello che hai fatto. Fa tutto questo, il più possibile,
ma nella gratuità e nella libertà. E Dio sarà pane per te e per tutti. Buona domenica di cuore a tutti e vi auguro veramente di essere pane spezzato per le persone fragili e indifese di questo tempo.